Buonasera, buonasera, ci siamo anche stasera, anche con un leggero ritardo, ma ci siamo. Ciao, Ciao Valerio, grazie, grazie per... Cioè, ringraziamoci Beh, grazie. a vicenda eh. per farci, <ride> farci compagnia. Eh. Allora, ringraziamoci a vicenda eh, per stare in, no, in nostra compagnia, noi due. E poi diamo un caloroso grazie anche eh. a... Alle persone che sono in chat, allora, allora, eh, eh, allora eh, intanto salutiamo. C'è cioè zio Bit, ciao, zio Bit Fabrizio Ignolini, filo connesso. Non lo salutiamo più perché spamma no. un sacco in, in chat. Ci è sta antipatico, ci sta eh, Vincenzo Ciao, Vincenzo, ciao, Concetto, ciao, Michele Albanese, eh, Alex Cartoni, cioè, ciao a tutti e intanto Luigino. iniziamo con ciao Luigino scusa, scusami Luigino ti, ti saluto adesso ciao a Angelo Zera per adesso poi magari entreranno gli altri ma mano, intanto mano saluto... che, entriate, che è, vabbè allora Concetto dice come String è una classe anche noi siamo una classe di filo connesso allora cambiate classe anzi perché cambiate è scuola perché è, è, è sicuramente sbagliato comunque eh, sì eh, grazie intanto concetto per averci eh, per averci detto che stasera parliamo di eh, string e, e lo facciamo diciamo non tanto con gli esempi eh, perché stasera non ho in realtà ho un po di esempi preparati ma non sono pronti intanto e tanto funzionano uguale quindi non funzionano uguale e quindi praticamente facciamo una roba un po' live coding e, e, e facciamo, facciamo dei test. Anzi, se volete suggerire, possiamo partire anche da una funzione string che volete allora, voi. Dimmi. Prima cosa, per gli ignoranti come me, live coding, che è live? Live coding eh. è coding in live, eh, programmazione in live. Scrivere codice in tempo reale no, dirlo in tempo reale no, in italiano. Ancora stiamo in Italia. Ho dico... oh, capito, però, certi termini non li puoi tradurre in, in italiano perché sembrerebbero stupidi. <ride> Mi stai dando dello allora. stupido? No, ti sto dando da una persona <ride> intelligente, vero ragazzi? Che Valeria eh, è che... una persona intelligente. <ride> guarda, che ti posso togliere dalla diretta. Eh. Non so no. cosa faccio dopo, ma ti posso togliere. No, do, dopo facciamo i conti. Allora, ragazzi, intanto io condivido. Allora, anzi, ragazzi, io vi devo dire una roba. Allora, eppure la dirò anche a chi non segue eh, il nostro, la nostra lezione, ma gli sembra che la lezione sia lunga. Allora, partiamo dal presupposto. Allora, voi andate sul nostro canale YouTube. Uh, YouTube filo connesso che non ce lo suggerisce ovviamente. Ok, eccolo qui. Uh, oltre al fatto di iscrivervi al canale, qui vi comparirà, cioè per chi non si è iscritto ovviamente, vi Come comparirà io. esatto esatto, quindi iscrivetevi eh, iscrivi, iscriviti eh, praticamente eh, vi comparirà eh, sostanzialmente il pulsante iscriviti e ok, intanto iniziamo ma noi abbiamo tantissimi altri video la nostra serie per quanto riguarda eh, la, i video eh, dedicati al nostro al nostro corso li potete recuperare tutti quanti perché non so se si è capita sta cosa però sul canale Filo Connesso c'è la possibilità di recuperare anche le puntate precedenti, perché mi è arrivata voce che non riescono a vedere le puntate precedenti. Sono sul canale. Una cosa interessante. Allora, se... Mio caro, se tu permetti, Dimmi. io farei una cosetta tecnica. Uh, metti il link? No, condivido lo schermo. Perché fare? Eh, no, ma allora, allora aspetta. Aspe ci ho indovinato, sì. Ah, ok, esatto, esatto. Perché così almeno... iscriviti. Tac. Esatto. E, e campanellina. La campanella. Oh. Tutte. tutte, tutte. Ok, grande, grande Valerio. Grazie per a, 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 aver, a, aver dato... Uh, il, giusto, il giusto esempio uh, però io volevo finire di dire una cosa se vi sembrano le puntate lunghe e in realtà ovviamente le lezioni sono lunghe cioè arrivano pure a un'ora e mezza uh, se vi paiono lunghe potete fare una roba stiamo facendo un, un attimo una lezione, una mini lezione su come si usano i video di youtube se vi sembrano uh -huh. lunghe potete, <ride> potete fare una roba del genere Potete andare sul, sul pulsante di ingranaggio qui, andare su velocità di riproduzione e aumentare la velocità di riproduzione, in modo tale che ve la vedete molto più velocemente. Siccome può capitare che magari io sembro lento a parlare e magari non tutti hanno la pazienza di, ma, di, di stare lì a sentirmi o a Questo sentire Valeria, il sembro Esatto, esatto, allora facciamo così, Fa, ehm, vi, vi mostriamo questa cosa nel senso che comunque sia, potete utilizzare questo stratagemma per velocizzare il video. Un'altra cosa molto interessante che abbiamo inserito sono i capitoli sotto eh, la descrizione. Praticamente, voi se vi spostate nel video, guardate in magia, potete vedervi che eh, sostanzialmente. Uh, capitolo per capitolo con uh, il video io tipo il giorno dopo o due giorni dopo vi faccio trovare anche questa roba qua ok lo volevo dire perché comunque sia non tanto per quelli che stanno in chat che sicuramente lo sapranno e poi seguono la diretta ma per chi seguirà la diretta indifferita perché comunque sia giusto spiegare come si usano come si usa il corso chiamiamolo così ok allora, parliamo di string. Allora, eh, co eh, concetto giustamente ha parlato di ehm... Mirko usa l'ingranaggio quando compili con l'ide. Eh sì, così almeno... No, aspetta ragazzi, questa è una roba esterna, cioè nel senso è una roba che funziona solo una volta registrato. Cioè, eh? se erano battuta Angelo Zeno, ok, però no, è una volta che quando trovate in differita poi il, il video potete, potete velocizzarlo. Ok, comunque andiamo al sodo. Eh, concetto ha detto, ha parlato di classe. Difatti, allora, stream... che penso che Angelo intendeva l'ingranaggio quando compila in online per velocizzare il caricamento del tuo AID, visto che va a rilento. Eh, appunto. No, 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 appunto. Eh, eh, sì, avevo, avevo capito la battuta, però ecco, volevo ripetere pure quell'altra cosa. Okay. Eh no, perché io non avevo capito quello che hai risposto, per quello te, te l'ho spiegato. No, 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 okay. esatto. Allora, eh, 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 iniziamo da, dal capire che cos'è una classe, però una cosa velocissima. Una classe in programmazione è un insieme di, di funzioni, chiamiamole così. Beh, mettiamo il caso che abbiamo... Uh, che so, uh, di solito si trovano questi esempi su quanto riguarda i mammiferi. Esempio: noi abbiamo praticamente una, una famiglia di mammiferi, e ogni, eh, quella famiglia lì ha delle caratteristiche. Ok, quindi praticamente eh, la classe è una famiglia di mammiferi, e all'interno ci sono delle caratteristiche: occhi verdi, eh, pelo, pelo bianco, eccetera, eccetera. Quindi, comunque, sia all'interno della classe. Possiamo inserire delle funzioni, de, dei metodi eh, che sono eh, legati solo a quella classe. Poi ci stava pure il concetto di erita, eh, oddio, no, oh, non mi viene mai. Eh, sì. erida... No, e come faccio a scrivere? Eh, no, no, no. Um, no, no. Eredità eredità quindi ereditarietà. Vabbè. Io sono dislessico. Quindi vabbè, comunque comunque ci sta anche quel concetto là ma lo prenderemo poi con C++ ok vi basta sapere che una classe comunque sia è un gruppo di funzioni e all'interno di questa classe qui noi possiamo richiamare poi delle funzioni adesso adesso lo vediamo vogliamo bene anche i dislessici grazie Ubi grazie è arrivato Ubi, Ubi. ciao Ubi, Ubi io nel frattempo sto mettendo il silenzioso sul telefono okay. che già mi sono arrivati quattro messaggi eh, grazie Ubi che mi hai mi, 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 mi dai cioè mi vuoi a tu okay, ok stasera sono un po' sgrammaticato eh. ok allora eh, sostanzialmente noi abbiamo questa questa classe string eh, che ha dei metodi appunto si chiamano metodi e adesso andiamo a vedere quali sono i metodi di string che sono quelli elencati qui sotto ma prima mh, prendiamo string in modo un po' più semplice e poi andiamo ai metodi durerà leggermente di più sta lezione secondo me allora apriamo se ci metti, se ci metti che già abbiamo fatto un quarto d'ora di cazzeggio no cazzeggio non è cazzeggio perché vale, la roba andava spiegata perché se vengono le persone e mi dicono com cioè, come faccio a trovare gli altri video eh, è giusto che venga spiegato insomma sì ma la spiegazione del video sarebbero ad ora due minuti no 12 la prossima volta te lo faccio fare a te no <ride> ah ecco un di rifiuti eh. va sì. bene Marco ho capito ho capito sto prendo l'idea intanto ragazzi eh? allora eh, il tempo che si carica in realtà ho aperto l'idea 2 mm. Tadà, A, ripariamo... eh, apriamo l'idea vecchio eh? l'idea eh... per adesso andiamo da, di arduino perché non so se poi sì perché poi l'idea 2 tra l'altro ci sta Ah ok, ci stanno gli esempi di stringa, quelli che avevo preparato, però ri riprendiamoli dopo quelli là. Ok, chiudiamo, chiudiamo questo. Ogni volta per aprire l'ide Java a me, boh non lo so, ci sta, ci sta un, un, un problema tecnico. <ride> eh, abbiate pazienza ragazzi, arriverà anche l'ide, cioè arriverà nel senso che si caricherà arriverà sì, si sta avviando è solo che il discorso che è ancora io non... dico ma non lo potevi aprire prima di far partire il video eh c'hai ragione pure tu in questo eh. caso hai ragione hai ragionissimo e meno male che noi rispettiamo la scaletta di cose da fare prima di far partire i video ma qua eh, esatto ma, ma <ride> questo, questo è impossibile per noi questa roba qua facciamo nuovo si sì, okay. fa, fa la scaletta sicuramente allora, ok, eccoci qua. Allora, come abbiamo visto in precedenza, le variabili di solito si eh, inizializzano eh, chiamando il tipo di variabile, che in questo caso noi parliamo di string, un nome della variabile, quindi gli possiamo dare... gli possiamo dare un nome, uguale e eh, uguale. Allora, adesso per le string, come abbiamo visto anche... Uh, la, merco, mercoledì sì uh -huh. abbiamo visto che praticamente gli array char si, per uh, praticamente creare uh, un array char gli possiamo dare un valore un valore l'array char più semplice un valore con le virgolette poi ovviamente abbiamo visto che si può anche creare l'array dei char eccetera eccetera in questo caso uh, fa, faremo una cosa del genere uh, valerio e eh, dai devi fare okay. qualche aggiornamento per le schede e librerie sì, eh, sarà arrivata adesso perché l'avevo aggiornata stamattina allora ehm, ragazzi, quindi abbiamo praticamente creato una nostra variabile stringa che in realtà questa variabile stringa sostanzialmente è eh, dietro a string ci gira ovviamente sempre gli array char il discorso dove sta, che poi è stata una domanda della, della volta scorsa, perché devo usare l'uno invece che l'altro? Usiamo, usiamo string per semplicità, però abbiamo visto che è, è, è un po' critica nell'uso nell della memoria dinamica. Usiamo char se vogliamo ottimizzare un pochino dal lato, dal lato dinamico dal lato memoria dinamica però il problema dove sta che, eh, che char non c ha tutte le le comodità che, che, che ci permette di avere string e vediamo quali sono queste comodità eh, allora intanto facciamo string parola eh, parola 1 uguale eh, chiamiamolo Valerio per adesso un'altra volta e andiamo a vedere un attimino che è? sono famoso Già, ma sì, avevo... sei se, 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 se famoso. Allora, iniziamo da, da, dal, primo, dal primo metodo, anzi in realtà iniziamo dal capire queste robe qua. Allora, string, in realtà questo è un convertitore che in realtà esiste pure per le altre variabili e come tutte le altre variabili anche string ha il suo convertitore che ci permette di fare questo convertitore, sostanzialmente co convertire. Uh, un, uh, un valore che in questo caso è numerico in, uh, in stringa proprio in stringa perché noi non possiamo fare uh, sta roba qui allora noi possiamo uh, volendo fare string uh, numero 13 ok però quella è una stringa è statica Uh, se noi volessimo fare invece una roba del genere numero uh, numero 1 uguale uh, 13 esempio, uh, ovviamente, ovviamente, per dare il numero 1 così non lo possiamo fare, ok? Perché comunque sia, non possiamo dare al valore string un valore uh, un valore numerico. Um, chiamalo convertitore è sbagliato allora chiamarlo convertitore è sbagliato eh? Eh, no 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 eh, Ubi eh, allora mh, sì eh, effettivamente sì però io lo chiamo convertitore eh, se vuoi dai una spiegazione migliore perché comunque sia sì, giusto che comunque eh, ci sia la possibilità di, eh, di cioè di migliorare perché comunque è sempre detto cioè, se, se sbaglio poi... qualcosa è, be è bello che mi correggete. Insomma, sì, ma c'è eh... da mettere che Ubi. Sta come diceva prima, sta cucinando. Quindi, per ora uh, lasciamolo <ride> lasciamolo cucinare. Vabbè, se ha detto sbagliato il convertitore se vuole dare una spiegazione, la può dare. Cioè, nel senso, quello è il discorso. Allora. Uh, parsificatore dice zio, zio bit si sì, in realtà fa un parse si sì, fa un parse pure cost... eccolo qui uh, è un constructor overloaded e, e il discorso si sì, eh, esatto però era per dare <ride> era per dare un, un nome un nome più semplice comunque ok è un constructor overloaded, e quando gli passi un intero, inizializza un oggetto string con il contenuto dell'intero. Okay. String a diversi constructors. Lo devi spiegare. Eh, lo so che lo devo spiegare, sì. È solo che mi è sfuggita questa cosa. Quindi ecco. quando parlerai delle Allora ragazzi, annulliamo sempre. la trasmissione e ricominciamo da zero. Benvenuti! No, non è vero. Cioè, sto <ride> facendo bene. Zitto! Zitto. Allora, praticamente, ehm, eh, ricapitolando, eh, noi abbiamo una variabile intera, ok? E la vogliamo trasformare in, in stringa. Noi non gli possiamo dare string, numero e poi gli, gli, gli diamo direttamente la variabile intera. Perché farebbe errore? Proviamo. Aspettate ragazzi, che rimposto le, vedi pure perché rimposto le, le cose. Le schede, attacco la scheda. Vabbè, posso pure compilare senza scheda, però attacco la scheda così almeno ci abbiamo, ci abbiamo già messa. E vediamo che succede. Facciamo la compilazione. Vabbè, mi, mi dice di sì, facciamo così: test. String, così almeno poi uh, lo... ce l'hai salvato per metterlo su GitHub. Sì, ce l'ho sa salvato pure per metterlo su GitHub esatto. Comunque dice Ubi, quando parlerai delle classi, tieni presente. Sì, 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 ehm, allora andiamo un attimo da tempo che salva. A me lì del giovane non funziona proprio però se usiamo l'ide 2 praticamente becca 2x3 la... cioè nel senso in realtà no becca ho detto un... come devi fare... una volta su 3 la... la seriale e devo scrivere da una parte e fare cioè come dici tu esatto devo, devo caricare da una parte e aprire da un'altra però ti sembra normale io lo farei. <ride> ok. Vabbè, comunque il video poi è velocizzabile, poi ci sono i capitoli, quindi non si può lamentare nessuno. <ride> lo, lo sai che mi stava venendo un'altra cosa in mente, mentre aspettiamo int. che carica. Se noi facciamo un uh, con uh, team viaver... Eccolo qua. Errore. Praticamente dice che la conversione da int a arduino string è ambigua, ok? Quindi per far funzionare sta roba noi facciamo il costruttore, utilizziamo il costruttore e lo utilizziamo e lo mettiamo così. Adesso se facciamo ovviamente la compilazione, eh, va bene, cioè nel senso funziona. Eh, lo sai dove succede pure il problema su queste robe qua? Il problema eh, quando andiamo a concatenare delle stringhe che ovviamente la maggior parte delle persone usa più, 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 che poi andremo a vedere che ovviamente String ha il, su, il suo metodo uh, per queste lezioni. Stai ancora usando la RP2040 per queste lezioni? Uh, sì, però Ubi, non è... Cioè, il problema Come è che ce su, <ride> su, su, sulla Elite Java, oppure AVR mi... Mi, mi compila lentissimo non so perché cioè se sta a rompe uh, modo dovrò reinstallarlo poi e riprovare un attimino poi uh, a, a vedere un attimino se risolve il problema sì però sto utilizzando l'RP2040 per adesso ah, no, uh, stavo... allora vai 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 dì. Dì, dì. no era una... una stupidata delle mie tranquilli niente di importante eh sì dove funziona bene però a me lì java praticamente ubi è proprio se è proprio rotto cioè non so perché <ride> lui eh, ciao a DM guitar ADM. allora adesso sta compilando ci metto un po però sta compilando Abbiamo pazienza. Eh, adesso non ha fatto l'errore. Potremmo Dimmi. fare una cosa. Mettiamo col team viewer fra computer tuo e il computer mio. Metti in condivisione schermo e praticamente tu scrivi il codice e la scheda sta messa sopra al computer mio. Si potrebbe fare. Sì. Un'opzione di trasformazione mega galattico. Saturriamo la pancia. <ride> possiamo pure provare. Vedete ragazzi che adesso non ha fatto nessun errore. Perché sostanzialmente eh, abbiamo usato il costruttore. Chiamiamolo con le sue le parole proprio effettive. E abbiamo costruito una stringa dando in, in pasto il valore di numero 1, che è 13 in questo caso. Quindi abbiamo usato. Eh, abbiamo usato questa conversione qui. Ehm, questa cosa qua si usa anche per concatenare le stringhe. Perché è un errore che fanno la temperatura temperatura è di 13 l'errore che, che fa la maggior parte delle persone è il fatto di utilizzare eh, di utilizzare numero 1 in questo caso però una, valo, una, una variabile numerica intera float come la volete eh, come la volete Uh, praticamente uh, utilizzando questo metodo, in questo modo, di concatenare le stringhe. Il problema dove sta? Che più, in base al contesto, uh, si trasforma in un, diciamo, un assemblatore di stringhe, ok, chiamiamolo così, uh, ma si trasforma anche uh, in, un, cioè, è un operatore matematico, più la somma, ok? Quindi, che succede? Il compilatore, quando vede una stringa, più un numero, un, un valore numerico le dice. Eh, ma non puoi sommare un valore numerico con una stringa. Cioè, non esiste. Non, non, cioè, non, 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 è, non è normale una cosa del genere. Quindi ci fa un errore di compilazione anche in quel caso. Quindi, per fare in modo che questo non ci faccia un errore di compilazione, usiamo il costruttore, come ovviamente eh, Ben ha, ha suggerito di chiamare. Uh, Ubi. Ubi ok uh, e, que e questo uh, diciamo tra virgolette è già un metodo per andare a, uh, a concatenare le stringhe. però andremo a vedere che c'è cioè, esiste con con con, uh, con uh, oh guarda stasera sono proprio sgrammaticato sì, stasera stai inguagliato eh Ok, concat, eh, concat. ok, eh, non è JavaScript, esatto, perché JavaScript in realtà non gliene frega niente. Eh, però non, non, cioè, non confondiamo le idee a chi segue. Già, io ci metto del mio per, per, per confonderlo. In realtà Ubi ha ragione. Non è JavaScript, ma su JavaScript si può fare qualsiasi cosa. Non, non, non esistono queste cose. Eh, quindi abbiamo capito che eh, cioè, in realtà in questo modo riusciamo a comporre le stringhe eh, con eh, dei numeri oh, in generale, sì, effettivamente con dei numeri, delle stringhe, eh, qualsiasi cosa. Eh, allora abbiamo la possibilità anche eh, con eh, il costruttore sostanzialmente di string andare a sostanzialmente dirgli in che valore deve essere questo 13 cioè gli possiamo dire pure che deve concatenare o meglio deve creare il valore di 13 ma in esadecimale ok quindi gli diamo, la, gli diamo il valore numerico e gli diamo il sistema numerico che deve andare a a utilizzare per rappresentare questo valore qui e che diventerà una stringa ovviamente ecco che serviva quell'ex dopo le certe scritte che ho trovato su serial print ci sta pure sta roba però no, lo facciamo quando prendiamo serial ok ehm, praticamente abbiamo la stessa cosa con vedete cioè in questo caso potete utilizzare appunto eh, virgola bin e vi dà il valore di di 13 che è 1101 esempio, che è una stringa, però, cioè diventa una stringa, non un, un valore. Eh? cioè non stiamo facendo una conversione. Stiamo solo prendendo il valore 13 e lo stiamo trasformando in stringa, ma utilizzando il sistema <coughs> numerico che gli diamo, eh, gli diamo eh, in eh, impasto. Qui, vabbè, la sintassi, viene indicata la sintassi come si, come si imposta, diciamo, que, questo sistema qui. Eh, che, tra l'altro, su Serial Print sta anche Tec, no? Cioè, sì. dipende, dipende, poi, dipende poi come devi convertire. Qui ci stanno vari esempi eh, su come vengono utilizzati determinati valori. Questo... Questo caratterizzatole può essere passato anche ai valori print. Sì, 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 sì esatto. Cioè c'è praticamente, eh, praticamente il discorso che stream ha print, quindi praticamente fa le stesse cose poi su questa roba qua. Vedete, c è, c è, ci sono vari esempi qua. Sostanzialmente stiamo facendo la stessa cosa, cioè gli stiamo dando anche una, un char volendo che sta scrivendo Ubi Ubi stasera sta facendo la parte di Alessandro <ride> eh, visto che eh, vedi, Alessandro non c'è stasera eh, però Alessandro <ride> Ale, a, Alessandro non cucina invece lui cucina quindi è ammessibile eh, a, cioè lo possiamo ammettere comunque eh, quindi comunque ragazzi come vedete ci sta mh, ci sono le possibilità di andare addirittura guardate qua Viene prima inizializzata una stringa Tis string esempio. Mm -hmm. Poi, poi c'è un'altra stringa che prende string 2, che è questa, eccola qui, uh, string 2, scusate uh, la pronuncia, e, e poi uh, mh, qui dentro si fa un più per uh, ovviamente concatenare le stringhe. E qui ci sta, sta un'altra stringa, quindi potete comunque inizializzare le stringhe in centinaia di modi diversi. Sostanzialmente, andiamo al dunque. Allora, io adesso eh, non mi ricordo, ma alcune cose, alcune di queste qua non funzionano, cioè nel senso sulla rp2040 <ride> non riesco a farle funzionare, però andiamo per gradi e vediamo un attimino quello che fa. Allora, ciao, Rat è una di quelle sostanzialmente di una di, quegli, di quei metodi eh, fighi che permette di ah. uh. oh, ok 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 ah, ok 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 sì ho capito ok 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 il sì, eh, sì. Eh, zio, mm. zio poi domani si io poi parlato. lo saluti dai sì, lo, lo saliamo. Allora, praticamente eh, succede questo, che noi abbiamo, come abbiamo detto, i metodi, e i metodi sono delle funzioni, sono dei void che stanno all'interno della classe string. Poi magari co, co, con C andiamo a vedere come si struttura tutto questo eh, dietro, cosa c'è dietro alle quinte. Comunque, in ogni caso, abbiamo Charat, esempio, che è una delle tante, che permette di andare a eh, prenderci il carattere uh, la, il ca un carattere specifico nella, pos nella posizione specifica della stringa che mm. cioè, lo trovo non lo trovo tanto utile però comunque sia può essere pu può essere utile a qualcuno esempio se noi abbiamo mh, per esempio che c'è? ah ok stanno parlando tra loro eh, noi abbiamo per esempio parola eh, hai messo string <ride> <ride> Piarelli, più stringa eh, Peperoncino più stringa Alici più eh, sott sottosale, sotto sale, ritorna uno spettacolo. <ride> e sì. allora eh, eh, prendiamo in considerazione: tipo, la variabile parola che all'interno ha Valerio. Mm. Quindi, intanto, senza, senza compilare, senza niente, facciamo eh, char at e diamo la posizione tipo parte da 0, ricordate sempre le posizioni da 0, quindi 0 1 2 3. Prendiamoci la posizione 3 che eh, sostanzialmente dovrebbe avere poi ma che cazzo ho scritto poi lì? Ah, proprio diretto così come si. Sì, sì, no, ho sbagliato, una roba strana ho fatto qua. Mannaggia. Mi, mi, mi sto distraendo troppo stasera. Non <ride> stavo la stanchezza è fine settimana, ma che volete? Siria, sì, è un becchino, ma facciamo tre live quasi a settimana. Eh? Eh, che cavolo, un po' di stanchezza ci può pure stare. Hai voluto a bicicletta? A me piace pedalare, è quello il discorso fai finta che non ci siamo, basta Mirko, fai finta che non ci siamo. <ride> no, no, ma non voglio escludervi del tutto perché comunque sì, mi piace vedere e leggere le domande. Ok, allora abbiamo uh, parola, quindi uh, sostanzialmente con Charat possiamo andarci a prendere la I, esempio, perché 0, 1, 2 e 3. Alla posizione uh, 3 c'è la I di Valerio, ok? Mm. Quindi questa è una delle, de, delle funzioni, facciamo così, così almeno poi lo stampiamo, print ln, lo stampiamo sopra alla seriale, ok? Una. Andiamo a vedere le altre, gli altri metodi che abbiamo a disposizione perché ce ne stanno tantissimi. Comparcio che co compare, compare. Eh, compare, detto proprio come compare ciò. Questo, praticamente fa, questo fa un test. Fa un test delle, de, delle stringhe. E, e ci dice uh, sostanzialmente quando una stringa è uguale, quando parte della prima stringa uh, è a, a inizio della seconda stringa. Quando parte della prima stringa è a inizio, è a, a, scusate, è a fine della seconda stringa. Quindi Mettiamo, facciamo un'altra un'altra variabile, esempio. Uh, anzi, eccola qua. Parola uh, in realtà è, facciamo così, Valerio De Angelis. Ok. È proprio nome e cognome, va bene, dai. Sì, sì, ma tanto ti conoscono, quindi non è un problema. No, il cognome io ancora fino a mo non l'avevo mai detto. Allora, Valerio De... è eh, ormai l'ha messo. Rampellis. Ormai l'hai messo <ride> ok. Eh, ragazzi quindi eh, che facciamo con questa con, eh, con par 2? Praticamente, eh, usiamo un IF e facciamo parola 1. Che è parola in realtà. Parola, punto con par, con par to, parola 1. ok. Allora facciamo così. Eh, dobbiamo, dobbiamo praticamente dargli un valore. Allora, se dobbiamo controllare che è uguale, facciamo. Eh, parola, parola punto comparto eh, tra le parentesi, con parola 1. Eh, I due uguali per l'uguaglianza, quella che abbiamo già visto. Uh, quello che abbiamo visto comunque sia già uh, nei video precedenti uguale 0 perché la nostra amata bibbia chiamiamola così di arduino ci dice che se uh, il risultato di questa, di questa di questo metodo ci dà 0 uh, le, le, uh, le stringhe sono uguali ok quindi praticamente eh, in questo modo noi andiamo a controllare se le stringhe sono uguali. Se le stringhe sono uguali, sintetizzando, conta le, le, le lettere di ogni parola e le compara. Se è più o meno, ti dice che se, se è la parola, no, io quello avevo letto dal corso. Conta la posizione però, cioè nel senso, eh, cioè in realtà fa, fa praticamente un controllo proprio della posizione perché vedremo che questa funzione qua ti dà anche, eh, ti dà anche altri valori, non è che ti controlla solo se sono uguali, ma ti controlla se la, por la porzione della prima stringa è contenuta nella seconda stringa. Ah. Ok. Andiamo subito a iscrivere Valerio alla mail list di Papa Boys. <ride> Compartouti dice: eh, Sì, in realtà la posizione però dice: Ti dice qual è la posizione del primo carattere che differenzia tra, eh, tra una e l'altra. Ok, ok. Quindi eh, in questo caso facciamo le stringhe sono uguali ma in questo caso non sono uguali perché questa parola 1 e parola 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 1 eh, dovrà essere praticamente la negativa perché Valerio è eh, all'inizio della di parola 1 ok quindi ti dà il valore negativo quindi facciamo così uh, if paro parola punto compare, compare to parola 1 uh, minore di uh, è minore di 1 perché è negativo ok è minore di 0 in realtà uh, minore di 0 uguale e allora serial print ln stringa uh, è, mm, è all'inizio inizio di string di stringa 1 okay. ok quindi eh, adesso in questo caso nel caso proprio nostro darà un valore negativo ok perché come, come abbiamo letto pure sopra la documentazione qui eh, se eh, ma se my string quindi la prima se my string è, al, eh, è prima è prima di myString 2 quindi compare prima di myString 2 quindi praticamente uh, in questo caso noi abbiamo sul codice uh, valerio che valerio compare prima uh, su parola 1 compare prima di uh, compare prima praticamente quindi uh, se valerio stesse qui ok ti, ti darà eh, sostanzialmente un valore positivo. La, il risultato di questa di compare tu praticamente darà un valore positivo e eh, di conseguenza ti dirà guarda che Valerio è, eh, è alla fine della stringa. Compare Valerio, esatto. <ride> allora intanto salutiamo pure Marcello Barca. Ciao Marcello che, che è entrato. Uh... Io nel frattempo okay. stavo rispondendo a Michele Albanese. Ah, ok. Eh, beh, l'avevo sempre messo... Dopo... Vabbè, sì, hai fatto bene comunque. Ehm, quindi, sostanzialmente, noi adesso avevamo questa situazione qua, dove Valerio era all'inizio, mm -hmm. e sostanzialmente, quindi, ci andrebbe bene questo if qui. Cioè, sarà vero questo if qui. Se invece... Uh, maggiore maggiore di 0 quindi è positivo maggiore di 0 stringa è alla fine alla fine stringa 1 alla fine di stringa 1 ok quindi um, uh, quindi con 2 possiamo fare questa roba qua di controllare la posizione di stringa che de della prima stringa rispetto alla seconda stringa che è una cosa è una cosa abbastanza comoda, perché anche in questo caso possiamo controllare se due stringhe sono uguali, tra le tante cose. Però andremo a vedere che ci sta proprio una funzione apposita per controllare se le stringhe sono uguali. Fino a qui ci sei, Valerio? Poi ti interrogo, eh? Credo che non la userò mai questa funzione, però... Grosso no, le devi diciamo. usare, da, da, da stasera in poi eh, le devi utilizzare. Uh, stai parlando con uno che scrive ancora al delay sopra i codici quindi eh, quello quello ti mando Ubi a casa perché è contro i delay? Per, sì sì per cosa? coso per um, per quanto riguarda i delay ci serve Ubi quando, quando compaiono i delay su, sui codici te lo mando Ubi Ubi <ride> è meglio se non vedi codice scrivo io allora <ride> allora andiamo a con, con Kat Concat, praticamente è una, una versione più rifinita del fatto di andare a concatenare eh, le stringhe. Col più, che ai mamma, che, che brutta cosa, cioè nel senso, eh, no, perché io concat mi credevo con cat. Con, col gatto, praticamente. <ride> allora era with cat. <ride> Però la possiamo dobbiamo fare sempre sempre il wiring in napoletano Cocat eh? <ride> <ride> allora, ehm, oddio. allora eh, ragazzi quindi concat è molto è molto figo perché praticamente se noi abbiamo vari esempi facciamo così Ri riproponiamo il discorso della temperatura e allora eh, facciamo abbiamo un char array quindi con uh, frase esempio uh, la temperatura è di ok poi abbiamo un int dove c'è anzi un float dove c'è ovviamente la temperatura uh, vera e propria temperatura sensore che è per esempio di uh, 30 gradi di 30 gradi poi eh, facciamo una usiamo una stringa in questo caso gradi stringa gradi gradi perché ho fatto qui eh, sostanzialmente lo spazio perché altrimenti poi quando va a concatenare sta tutto appiccicato ok quindi usiamo concat eh, facciamo una stringa eh, che chiamiamo frase temperatura temperatura ok e facciamo frase uh, temperatura punto concat uh, e uh, andiamo a metterci frase poi frase temperatura punto concat uh, temperatura temperatura sensore uh, poi uh, frase Temperatura. Punto concat eh, gradi. Ok, quindi tu se muovi da un serial print: frase temperatura. Sì, te spara tutta la concatenazione del concatenato esatto. universale. Universoso esatto, temperatura. Questa sarà, eh, ovviamente, la temperatura è di 30 gradi. Ok. E questo è un modo Diciamo un po' più pulito Di utilizzare eh, I più Allora Nel mentre ADM Guidar dice Ragazzi so che per conoscenza di base Per chi si approccia ad Arduino è importante Conoscere String sì. Ma più in avanti ci sarà anche la spiegazione Di alternativa a String Per evitare la frammentazione delle app Ad esempio sul forum di Arduino Si parla di una libreria apposita SafeString.h eh, eh, Allora, le librerie Le librerie non le prendiamo nel corso perché non sono canoniche ad Arduino però è anche vero che adesso che ci hai, hai indicato questa libreria andremo comunque sia a vederla perché potrebbe essere interessante magari adesso ci facciamo un video La conosciamo. ci facciamo un video dedicato ecco, quello è il, il discorso Ottima domanda. Sì, 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 però ecco il discorso che del corso di Arduino non è canonica, questa roba qua. Eh, la dovremmo poi eh, riprendere magari in un video dedicato solo per quella roba lì. Che è, secondo me ha più senso. però giusto, giusto, ce la segniamo. Potrebbe essere interessante. Ok, Aspetta che eh, trovi. Andiamo, andiamo avanti. No, io me la so segnata già in mente. Allora, All stiamo freschi. Poi ci sta la, 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 ci sta la chat, ci sta la chat quindi proprio se è, la andiamo a riprendere. Allora, un'altra cosa eh, interessante di string andiamo ad, entra ad entrarci un pochino. Uh, allora, and uh, uh, praticamente ci permette di, uh, di fare uh, di controllare uh, se uh, Silstring.h string.h Ok, così almeno <ride> ce abbiamo il fermo immagine. Tanto alla fine nella fiera le stringhe su embed sono il male assoluto. Sì, sì, esatto. Cioè nel senso che comunque sia questa roba qua è poi una maschera di roba che gira sotto embed. Però ecco, è logico, Ubi, che eh, se trovano, ci stanno su, sugli sketch, è giusto parlarne. Poi magari troveremo il modo di... Di sistemare il tutto, eh, questo praticamente permette di andare a controllare se eh, la prima stringa eh, finisce con i caratteri della seconda stringa, mm. semplice. Ok, quindi abbiamo, abbiamo per esempio: cioè fa una funzione di tipo il compare, ma eh, confronta soltanto la, la, le, gli ultimi caratteri. Gli ultimi caratteri nel senso, però uh, fino a Ultimo quanto si, so, sì, sì mm. esatto. Se noi abbiamo tipo uh, stringa, vabbè, facciamo così. Parola, anzi, lo facciamo giù, facciamolo giù: così almeno no, non impicciamo, uh, string, prima, pa, prima parola, esempio. Uh, Amica, esempio, string, seconda, parola uguale miga ok? Mm. Uh, facciamo if uh, uh, allora prima parola punto uh, so, allora and and <coughs> seconda parola in questo caso è vera perché, ovviamente, eh, la parola amica finisce con comica. Ma possiamo mm. pure mettere così, cioè sarebbe vera, uguale perché finisce Beh. con K. Vabbè, ma stavano <ride> in mente a me sono di eh? No, non lo devi dire. Infatti, è venuto in mente. Ma siamo degli animali, però, eh. cioè, capite il discorso che di sta, stasera, eh, stiamo per... dando il peggio di noi stessi proprio. Ma no, no, il, pe il peggio di noi stessi ancora no non l'abbiamo manco sviscerato. Quello è quello il problema. Eh, allora, eh, eh, quindi eh, sarebbe seconda parola. Eh, no, eh, in realtà eh, la, la prima parola finisce con la seconda parola. Ok. Quindi noi abbiamo la possibilità di eh, controllare se effettivamente amica finisce con ca se io metto qui gatto è logico che adesso non è più vera mm. perché dentro amica non c'è sta gatto cioè non esiste manco come cioè nemmeno nell'anticamera del cervello esiste gatto dentro la parola amica quindi sostanzialmente abbiamo questa questa roba di poter confrontare uh, la fine de, de, della parola allora, andiamo avanti, ci stanno altre, ho oh, voglia. Eh, comunque, in ogni caso, quella lì ri, eh, ritorna true e false, eh, come, come funziona questa parola, mm. questa, questa, questa qui. Land with. Sì. Allora, andiamo avanti. Seconda parola, seconda parola, Ica. Eh, se ci metti due I non esiste più. Cioè, non è vera più eh, index of eh, praticamente. Se, se riesco a cliccarlo, index of eh, sì. a ah, get the bytes in realtà ci sta pure. No, aspetta, eh, scusate, perché scusate, perché ci, salto. Sta, eh, ci stanno tante altre cose. Sta, Str mi fa errore di compilazione. Non capisco perché. Non, non riesce a funzionare. Ci sta secondo Equals... perché secondo me. Perché dopo a posto con le parentesi ci andava Un Zero. Ah, sì, un'altra volta. Eh, allora eh, abbiamo Equals, eh, Equals e Equals in your case. Che in realtà sono due ehm, sono due metodi che permettono di eh, controllare se la, la prima variabile, eh, in questo caso abbiamo myString, è uguale a myString2, ok? Fa, fa un controllo, ti converte la stringa in cString. È esatto, però non so perché sulla rp2040 fa, fa errore di compilazione, Ubi. Non so perché. Poi ci riproverò e magari farò un approfondimento un video approfondimento. Eh, errata Gorrich, sì, errata Gorrich, <ride> eh, torniamo a noi. Eh, praticamente eh, abbiamo, eh, abbiamo queste, questa funzione qui che controlla se effettivamente una, eh, una, una stringa è uguale all'altra, eh, però attenzione che fa, eh, fa ovviamente eh, distinzione tra eh, la, vedi, anche qua lo dice fa distinzione tra, uh, tra le lettere maiuscole e minuscole quindi se noi mettiamo ello e lo e lo in questo modo, e lo piccolo ed e lo grande, non è uguale cioè nel senso, per noi sì per, per, per il codice no perché, perché comunque sia uh, um, controlla se ci sono le maiuscole per far sì che controlla qualsiasi stringa uh, anche Uh, se magari all'interno ci sono maiuscole, minuscole, eccetera, eccetera, e magari scriviamo il lo grande il lo piccolo e deve comunque sia vederla come uguale, usiamo equal signor case che praticamente ignora uh, se una stringa è grande o piccola, e, e se è scritto il lo piccolo. Vedete? Se è scritto il lo piccolo è scritto il lo grande. Praticamente... E restituisce valore vero. Vero, perché è uguale. Eh, vi devo lasciare, ma continuerò domani indifferita. Ciao, ciao Luca. Ciao Grazie. Luca. Grazie. Eh, allora, eh, andiamo, andiamo a metterlo. Eh, delle due parole sono diverse. Esatto, sì, controlla ovviamente i char. Controlla i char, perché tutte queste... Cioè, la, la base di string è sempre char. Um, allora poi uh, facciamo così allora per dirti facciamo lo stesso lo stesso uh, uh, lo stesso esempio di, di arduino e lo 1 e ci mettiamo e lo string e lo 2 e ci mettiamo e lo okay. ok poi facciamo if e lo 1 Punto, equals e eh, lo 2 e in questo caso è falsa quindi serial.println non, non, non sarà vera eh, le due stringhe sono vere sono uguali qui facciamo un else Serial print ln, le eh, due stringhe. Mm, sì, sono diverse. Ok. E questo è il primo if. Ne facciamo mm. un altro con if e lo uno. Punto, equals in your, in your case, che mi sbaglio sempre e lo 2 che poi io metto ragazzi avete visto che ogni tanto non sbaglio e metto le, le le virgolette qui dentro però sappiate che io qui dentro ci posso mettere pure una parola ok cioè non, non cambia niente cioè, gli sto dando dimmi dimmi vale No, di di fondamentalmente non cambierebbe niente, a meno che fa riferimento alla stessa parola. Esatto. Print, ln, eh, vabbè, ma se lo copio... Eh, direi... Fai un po'. Sì, avete ragione, lo copio, faccio così, faccio copia. Corso su sì. come copiare... Io lo faccio sempre, copio in Go. Corso su come copiare i codici. Non eh... si fa però... No, non si fa perché comunque sia scrivere il codice ti ricorda poi le funzioni, è più... Cioè io delle volte preferisco riscrivere tutto da zero, però comunque sia quando è troppo, troppa roba ripetuta è meglio, cioè è meglio, in realtà è più semplice copiarlo. Uh, quindi abbiamo anche in questo caso uh, un'altra... Uh, uh, cioè praticamente controlliamo ignorando ovviamente la, 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 se, se sono... Uh, se sono uh, stringhe maiuscolo, in minuscolo. maiuscolo o minuscolo. Uh, quindi nella prima, nella prima, nel primo if sarà falso. Quindi, praticamente darà che le stringhe sono diverse. Nel secondo if darà che le stringhe sono uguali. Ok, niente di particolare, uh, però può essere utile magari uh, controllare controllare la, la valenza delle stringhe. Abbiamo Get Bytes, che in realtà io ho sicuramente bypassato, però anche questa mi fa errore, Ubi, non so perché. Sì, l'ho bypassata perché mi fa errore. Poi provo a capire perché, magari ci faccio... Uh, sì, sì, questo l'avevo letto già. Sì, no, non so perché ho, ho schiacciato barra spaziatrice Questo so. mi fa errore, raga. Non, non so perché è inutile che ve lo faccia, tanto mi farà errore di combinazione. L'ho provato 25 volte. Devo capire perché fa, sta... fa errore questa, questa funzione qua. Lasciamola da parte. Comunque, in realtà fa una copia di caratteri. Fa un po' di roba uh, su, sul discorso di praticamente fa la copia di, fa il getting dei bytes e li inserisce all'interno di un buffer, il buffer ovviamente è di tipo byte, però non, non funziona, non so perché, poi magari lo, boh non so, se riesco a capire perché non funziona lo riprendiamo eh, in un secondo momento. Index of eh, viene utilizzato anch'esso per controllare se, una varie, se un valore è all'interno di un altro valore, che poi in realtà ci sono varie funzioni che fanno delle cose che sono simili se le utilizzate per pe scopi sempliciotti. In questo caso in realtà ti dà da, 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 da che, eh, da che mh, posizione index of vi dà da che posizione parte quella, quel valore che gli date, che gli date voi. Uh, cioè, allora, facciamo, facciamo un'altra... Allora, facciamo string... Uh, uh, che ne so? Mh, frase... Io non lo so se ci sono altre frasi, mettiamo frase 2. Uh, frase 2, uguale, che ne so? Uh, Ubi fa i biscotti. Eh, I Freri il... li... eh, eh, no biscotti, vabbè beh. io adesso mi è venuto in mente i biscotti, quindi faccio coi biscotti. Allora, se facciamo i eh, if eh, frase 2.index of eh, biscotti esempio. Eh, però biscotti così. Perché comunque sia ok anzi in realtà facciamo così togliamo sto if perché mi è, è arrivata la meccanica dell'if però in realtà in questo caso è meglio fare così string per, per, per farlo capire meglio uh, sì facciamo serial.println frase 2 biscotti vi darà la posizione uh, partendo da sinistra in realtà la posizione di dove inizia la parola biscotti la posizione all'interno della frase. Quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi dal, da, dal carattere 8, dal charro 8, inizia la, inizia la parola biscotti c'è anche eh, praticamente un diciamo tra virgolette un argomento, sì, ma in realtà è un argomento. C'è una oddio, dove stavo? un argomento, c'è un arg argomento aggiuntivo che praticamente ci permette di eh, far partire index of da un determinato punto. Cioè, nel senso, se noi gli vogliamo dire inizia a controllare la frase, ma controllala da questo punto in poi, escludendo l'altra parte, possiamo farlo eh, dopo la virgola, se conta gli spazi sono 10. No, ho contato gli spazi che ho sbagliato. Probabile! Ho sbagliato a contare 0 0 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9, no sono 8, 8, ti dovrebbe dare 8, ma dopo lo vediamo, se è da 9, se sei proprio. Eh sì, a me da 9. No. Vabbè uh, dai, no, però... poi quando quando stavi vedremo. Io ne, con... eh, se dice Zio Bitti io ne conto 9, però ti dovrebbe dare 8, eh? Cioè, ma no, non, no, no... sì, dovrebbe essere 8, perché da, dalle prove che ho fatto ti dà il carattere prima eh, però mo, mo vediamo eh, abbiamo praticamente una funzione analoga che è praticamente da, da, dalla fine che fa la stessa cosa sostanzialmente con, da, con dei caratteri dalla fine last index uh, la, last index of questo qui che fa la stessa cosa cioè, nel senso però, per, però lo fa dalla fine, invece da farlo dall'inizio. Mm. Ok? Quindi, vabbè, alla fine cioè farà la stessa cosa e ti conterà sempre effettivamente. No, uh, in quel caso troppo. dovrebbe da zero, perché a tutti gli effetti se parte dall'ultimo, se la trova subito la parola. Dovrebbe conte già... No, da dove parte però, da dove inizia, quindi dovrebbe dare lo stesso, lo stesso valore. Adesso lo mettiamo, lo sappiamo. È solo un discorso di logica che va a controllare da, dalla fine, però in realtà la posizione è sempre la stessa. Allora proviamo a farlo. Eh. Serial.println frase 2. punto in, eh, scusate. Eh, last index of biscotti. Ok. Ok, abbiamo messo pure queste, poi lo, lo rivediamo quando facciamo la, la compilazione. Torniamo indietro. Ehm, ok, questa è molto comoda, ti dà la lista, o meglio, ti dà il conteggio dei caratteri all'interno di una stringa, ti restituisce ovviamente un, un valore numerico int, quindi facciamolo da qua serial print ln ehm, eh, facciamo in questo modo no facciamo così la, la frase a facciamo così facciamo frase due frase due punto le io mi sbaglio sempre ok ma <ride> sbaglio sempre la posizione del di TH non, non lo so perché. Eh, quindi, in questo caso andrà a stampare il numero di, di caratteri. Ah, attenzione! Qui ho, stavo facendo già l'errore. Si. Sì, però è oh. quasi... <ride> meglio se, se, se me faccio i cavoli. I se no dico una stronzata. No, non lo dovevi dire te invece, te. lo dovevi dire, lo dovevi dire. Eh, co Confida in te. Uh, mm. cre credi in te ma io non ci credo da, da me figura tu vabbè ok uh, remove cancella uh, si sì, cancella praticamente eh, rimuove da da, da da una posizione uh, a un'altra cioè se tu gli dici rimuovi da da a cioè nel senso Uh, cioè, abbiamo tipo che ne so adesso ve lo faccio vedere abbiamo per tipo per Pierluigi dopo live va da a nanna in teoria ci andiamo dovremmo andarci anche se penso che ci vorrà ancora un po' quindi vediamo vedi tu... mm, vediamo un attimo come va però ci, ci andiamo comunque allora praticamente che fai eh, gli dici da dove partire la posizione dove deve partire a rimuovere vedete che qui c'è scritto e eh, ovviamente accetta unsigned link int e poi gli dici il numero di caratteri da eliminare quindi facciamo facciamo una roba noi abbiamo la frase di ubi 0 1 2 uh, 3 aspetta, 0, 1, 2, 3 ok, facciamo così facciamo che eh, elimina si, sì, eh, lasciamo ln, facciamo frase frase 2 punto remove gli diciamo che deve eliminare dalla, da, dalla posizione 4 e mi deve eliminare tipo 1, 2, 3 4 e 5 poi se se sbagliamo qualche numero non fa niente. Quindi, praticamente dovrebbe eliminare da qui fai, e resta Ubi Biscotti. Mm. Eh, poi vedremo se magari ho sbagliato qualcosa. Ma sicuramente ho sbagliato qualcosa. Eh, quindi possiamo dargli sia eh, la possibilità di eliminare da, quel, da quell'index lì, da quell'indice lì, quindi da quella posizione lì. O se no, dagli il numero di da eliminare di carattere, mm. semplice. Uh, ok, uh, replace uh, replace è comodissimo perché ti va a sostituire uh, parte de della frase. Esempio, uh, quindi facciamo così: sempre da qui, uh, serial.print(LN Uh, frase 2. Replace, e che facciamo così. Uh, cambiamo biscotti. Con, Con... friarielli, eh, fria, come si scrive? Fria. Ah, non so come si scrive. Friarielli Fria. Oh, guarda, che c'ho, fiari. Friarielli fria Friarielli ah sì perché noi lo stiamo dicendo in dialetto, dialetto. Friarielli hey, okay. Okay. ok oh perfetto quindi sostanzialmente Ubi cambia cucina praticamente che, che ha scritto qua string name Mirko Pacioni void setup uh, byte parziale Ta e ti compila a te questo dovrebbe compilarti su rp2040 l'hai provato? cioè al limite poi me lo, pa me lo passo te lo copi vale, uh, su, sì, su su telegram e me lo mandi su telegram, su telegram. ok uh, allora uh, andiamo andiamo avanti Uh, allora quindi questo replace questo è replace poi andiamo a vedere le altre cose io sto facendo un escursus de, delle, delle delle possibilità è logico che poi cioè qua ce ne stanno un sacco secondo me secondo me farle una sala tutta stasera non ce la facciamo allora Beh, la brutta dividiamo pure in due puntate se sì, la dividiamo in due oh, con sì, alle, alle brutte correggiamo pure se ci sta qualcosa che non va esatto esatto allora uh, substring ma infatti questa roba della stringa è lunghissima ragazzi io già l'ho detto mercoledì allora quindi start, start with reserve reserve che non ho utilizzato mai in realtà vediamo un attimo che fa faction Buffer un che fa alloca permette di allocare Memoria for manu manipolati un string Ubi che fa sta roba? Perché non l'ho mai provata? Te lo, dico, te lo dico apertamente. Cioè, non ho ben capito cosa vuol dire ti permetti di allogare un buffer in una memoria per manipolare la stringa, cioè, che, che ti fa sta roba qua? Ok, nel frattempo, devo inviare il telegramma al codice. Uh, ah, number of bytes, uh... oh, ho letto male io. Comunque sia non l'ho capita intanto mi prendo il codice che mi ha mandato Ubi vedete che com è come uh, è interagibile vero? <ride> allora ah, byte parziale name get byte parziale 5 io ci provo Ubi, però a me mi facevano errori di compilazione queste robe qua. Allora lo metto qui sotto e lo proviamo, uh, lo proviamo in, uh, in diretta. Allora string uh, name uguale uh, Ubi de Feu. così cambiamo, cambiamo subito del coso allora da come vedo allora ma il devi, devi togliere il corre e ristallarlo e incolla In fai la... auto format Praticamente da quello che vedo, reserva riserva soltanto una porzione di buffer eh, potenzialmente per scrivere in, in intera cosa, eh. la, la occupa pure se non la scrivi, ma te la occupa comunque. Ah, ok. Quindi magari ti dà la possibilità de, poi di rimetterci mano dopo una roba del genere. Ok, ah, ma non è, una, non è una roba che possiamo vedere fisicamente cosa sta facendo. Però mm -hmm. allora magari lasciamo, lasciamo un attimo in sospeso il reserva e magari se ci. Ci può essere utile in futuro lo, lo facciamo set charat è... at. questo. In batti, vedi? Ti crea una parte di memoria che viene riservata. Ah, ok, ok. Per l'effetto fisarmonica e, e fa stringa di suono. Ah, perché suona? Sì, suona. Dopo un po' si mette a suonare allegramente. Allora, set chara uh, ok. Quindi praticamente questo cosa fa? Ah, setta, ok, perfetto. Quindi praticamente questo è charat, però al contrario, nel senso invece di prenderti, di prenderti la, il char, te mm -hmm. lo cambia, te lo puoi cambiare. Mm. C è un carattere, ok, perfetto, è un carattere, quindi è char. Index è l'index dove lo vuoi, lo vuoi cambiare. E quindi, per esempio, che ne so? Anzora scrivi. Sì, anzora scrivi di quella posizione là, però del carattere. Quindi, eh, che ne so? Facciamo string, eh, parola, parola 10. Andiamo proprio grande, perché non, non so nemmeno quante parole ho, ho, ho messo. Eh, che ne so? Faccio ami amica, tanto ce l'ho ormai in mente, sta roba. Faccio parola, eh, parola 10 faccio set uh, char at, mm -hmm. eh, gli, dico, uh, gli dico la posizione che quindi è 0, 1, 2, 3, 4, 4, e invece di, di mettere mette A, metto O, ok? Quindi diventa amico, e faccio serial, print, ln, parola... Oh, parola 10 per stamparla una cosa carina sta roba io non l'ho mai utilizzata vediamo cioè, tanto sicuramente al primo, al primo colpo farà, farà errori, tutti errori di compilazione al secondo l'abbiamo sistemato uh, quindi 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 siamo quasi arrivati alla fine uh, start suite eh, è tipo end with in realtà e questo controlla se, se, la, se, una, se stringa 1 eh, inizia con stringa 2, quindi che ne so? Facciamo così: uh, string e eh, tanto uh. Uh, faccio così, ami, amic, ok. String, pa, string parola 12 ormai siamo andati eh, molto avanti con questa cosa <ride> e, allora am um, ok no è amico eh, lasciamo qua amico caro amico di scri e, e in teoria se faccio if parola 1 punto Uh, uh, start ha scritto parol al, Paro al... Faccio col puntatore no sotto 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 all'if ah, parola 11 scusate uh, come era che non mi ricordo già starts a ah, starts with quindi starts with uh, parola e eh, vabbè <ride> parola 2 ci sta serial, serial ln uh, parola 1 inizia con parola 2 questa è vera sicuro perché am um, c'è all'inizio di, di no amico. questa no, non può funzionare perché controlla dopo if parentesi paro si scordata la L e indietro indietro addosso ha scritto parola 11 ah lo, sì perché parola ok eh, non può funzionare perché qua è 12 esattamente okay. ok adesso funziona allora praticamente questo va a controllare se eh, amico inizia con una M mm, semplice sono comodi questi metodi qua, però, cioè, nel senso, no, al di là del fatto che stravolge un po' la ram, però sono comodi, cioè, quello è il discorso. Sì, ma so, allora, ah, mo, a il mio, questo sono buoni se tu lo usi per restituirti valore con seriale sempre collegato, eccetera, eccetera. Fondamentalmente per gestire tipo una, una qualsiasi struttura, chiamiamola così, tipo l'acquario che dovremmo fare con te, la 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 la... Non servirà a nessuno questi stringhi fondamentali. No, e invece, e invece ti stai sbagliando. Se io mando un messaggio col cellulare e dentro al messaggio eh, ho inserito un, una parola chiave, questa roba mi serve. cioè Se io invio un messaggio dal cellulare con Telegram eh. e mm. voglio controllare che dentro a quel messaggio c'è una determinata uh, parola o inizia con un determinato comando. Oh, cioè questa roba serve a ah. eh sì a b e c ok eh, eh, stiamo a substring si sì. stiamo a string che praticamente questo qui eh, ti controlla è sempre un'altra roba che ti controlla l'indice ehm, sì, ti controlla, ti controlla la parola all'interno, cioè se c'è... Eh, come si può dire? Qual è la, la, la parola qual è la parola all'interno di un... Di, di, di un segmento. Cioè, sì, di un segmento. Ti tira fuori il valore, ok? Mi stavo intrappolando in una cosa poco... Cioè, alla fine, semplicissima. Se, esempio, facciamo così. Uh, allora ZioBit sì. c'ha ragione perché dice secondo me sono molto utili per l'utilizzo di display ai display non ci stavo pensando sinceramente perché non li uso da un po' e Michele ha ragione perché viene spesso usata dalla polizia postale per trovare le parole chiare anche quello è vero <sparoth stimulus> e allora niente 1, 1 a 0 per pe i metodi di string e 0 ovviamente per pe Valerio <ride> Mica si muove tutto, eh, certo. Allora, facciamo così: eh, parola 1 e ci andiamo a sub, eh, sub string, ci andiamo a prendere di tipo, che ne so, eh, da, dalla posizione 1. Eh, dalla posizione 1, perché tanto alla fine, eh, in teoria, dovrebbe essere così: dovrebbe darci, eh, restituirci, Migo se non vabbè questa diciamo è parola 11 deve mettere no parola 1 eh, esatto ancora ok parola 11 dovrebbe essere così quindi ci restituirà amico eh, allora eh, poi eh, abbiamo eh, tucharra ray che questa roba è molto, è molto figa charArray, array permette di andare a trasformare una stringa in un array di char, cioè riportarla alle sue origini, eh, alle, sue or alle sue origini native. Quindi facciamo string eh, valore uguale eh, valerio, esempio, ormai è eh, divira valerio, poi creiamo mm. Uh, creiamo un, un, un buffer quindi un char array comunque. Uh, array, array char, chiamiamolo così. Uh, di solito si ci dà già un valore, diamogli 20, tanto Valerio è piccolo come, come, come posizione. Okay. Ah, no, come dà. Come dà, uh, poi eh, prendiamo, ci prendiamo il. Um, Uh, lunghezza, la lunghezza della, della, stringa, della stringa string, quindi facciamo string. Eh, Se, sì, vabbè, facciamo valore punto le oh, me sbaglio sempre, mamma mia, <ride> ok. Poi facciamo valore punto to, uh, char array. Ok, gli diamo uh, come uh, buffer l'array char che conterrà, ovviamente, Uh, il, futuro, il futuro valore di, di valore, eh, scusate eh, il gioco di parole. Poi facciamo lunghezza, ok? E poi facciamo serial print ln array char. Sostanzialmente, dentro array char ci sarà il valore Valerio. Mm. Ok? Tu abbiamo... scrive, scrive Valerio. Eh, no, questa è tutte scritte per riprenderci il valore di array char sì. che ci può essere sì. utile poi per... Era una battuta. Vabbè, eh, è giusto. Allora, poi, ehm, che dire di, di string? Ci stanno eh, le, le funzioni per convertire. Eh, questa, allora, eh, senza che le faccio vedere, questo permette di, eh, di mandare... Cioè, se, se una stringa contiene delle lettere maiuscole, con to lover case le butta tutte a zero. Cioè, nel senso, le butta tutte a minuscolo, scusate. Se invece questa qua, invece, la, fa il contrario. Praticamente, to upper case trasforma tutte le, le, le parole trasforma, o meglio, tutte le, le, le frasi, tu, sì, ovviamente tutti i caratteri all'interno della frase, li trasforma tu, eh, tutti in, in maiuscolo, quindi li, li ingrandisce. Che questi sono due, due metodi che possono essere utili in determinati tipi di casi. Uh, invece qui abbiamo sostanzialmente uh, tre, uh, tre conversioni, to double, to int e to float noi abbiamo per esempio esempio il valore eh, allora se noi abbiamo il valore int eh, numero uguale 20 ma sai che eh, già ce l'hai eh? sì esatto è vero c'è ragione no ma devo fare un'altra cosa devo fare string numero numero uguale 20 questo ovviamente è una stringa a tutti gli effetti, no? Ok. Quindi non è che possiamo... Aspetta che abbasso la finestra. Scrivi, di qua. scrivi numero 10 perché non mi ricordo fino a che numero siamo arrivati. Ah, ok. No, se non sbaglio fino a 3, però scrivi Grazie. 10, eh, scriviamo 10 che ci rafforziamo. Eh, se noi vogliamo trasformare questa stringa in un numero, noi possiamo fare questa roba qua, int, numero. 11 uguale numero 10.2int. Mm. Ok? Quindi 20 diventerà ovviamente un numero. È logico che dentro questa stringa qua non ci possono stare le lettere. Cioè dobbiamo essere certi al 100% che eh, all'interno c'è un numero. Un'altra cosa che si fa in questi casi... Uh, soprattutto quando si tratta di prendere dei dati, magari da una, da una risposta de, del server, che facciamo una richiesta HTTP e ci, ci restituisce una stringa, la cosa che si fa anche è prendere la stringa che abbiamo, numero uh, 10.trim, che tanto l'avremmo visto: che praticamente succede? Che trim elimina tutti tutti gli spazi non, non necessari se noi abbiamo la stringa in questo modo spazio mm -hmm. 20 spazio praticamente prima gli passiamo numero punto trim, numero 10 punto trim e poi facciamo eh, numero 11 uguale numero 10 twind. quindi sostanzialmente abbiamo eh, convertito in modo corretto eh, il valore di numero 10 che è, inizialmente era una stringa e dopo è diventato il numero. Mm. Quindi, ovviamente, se facciamo questa roba così, possiamo fare serial print ln, numero 11, e abbiamo il nostro numero 20, che è comodo per farci magari conversioni che effettivamente possono essere utili. Appunto, quando facciamo la richiesta a un server, facciamo la richiesta HTTP, quando ci restituisce. Una, praticamente una pagina con tutte stringhe se noi dobbiamo separare i numeri una volta che abbiamo separato i numeri li trasformiamo in numeri effettivi e si fa, oh. e si fa sia con i double sia con gli int e sia con i float trim l'abbiamo visto praticamente come ho detto elimina tutti gli eh, spazi elimina gli spazi non necessari ritorna una, una frase con uh, con, eh, con gli spazi non necessari eh, tra l'altro è una funzione quindi non deve in realtà non va, non va a fare a restituire un valore ma va solo a trasformare eh, la stringa in un uh, uh, cioè va a trasformare la stringa sostanzialmente quindi ipoteticamente se tu sottometti un 0 al print alle n numero 10 i 20 senza gli spazi, comuni, eh, eh, sì, esatto. Però è una stringa no, numero 10, facciamo così e facciamolo anche. Faccio copia e faccio incolla. qua Adesso facciamo una, una compilazione mentre rileggo un pochino cioè, rileggiamo un pochino le le frasi eh, sì le frasi le, ormai queste frasi ormai erano scritte 25.000 quindi le, la chat no eh, grosso eh, modo non hanno non hanno fatto domande mo o si sono addormentati alla tastiera no vabbè ma chiudiamo comunque no era, ah. continuo a precisare che le mie sono battute per il solo scopo di rompere le scatole a Mirko ma, ma, ma figurati Do, figura dobbiamo di... fare un disclaimer iniziale quello che dice Valerio è fatto per rompere le scatole a Mirko esatto, intanto io faccio, faccio pure un'altra roba faccio, co, copio, copio il link di Meet e lo metto in chat Così in modo tale eh, in modo tale che se, se lo riprendono adesso che finisce la live vediamo, facciamo una prova facciamo un un excursus veloce di tutti i metodi che abbiamo visto tantissimi tra l'altro stranissimo che sta caricando uh, eh. ah, ecco. allora ah, ok allora praticamente ci dice che c'è un, un problema prima di string sì. string gradi uguale gradi punto e virgola e punto e virgola okay. classico punto e virgola il problema Uh, ok sai che sarebbe comodo che quando fai l'ide e scrivi quando vai a capo te lo suggerisce da solo dici ti ci vuole qua punto e virgola perché così ma, io non mi scordo ma guarda allora in realtà quella cosa della compilazione automatica se faranno un buon lavoro i ragazzi d'Arduino sull'ide 2 secondo me sarà un po più semplice Ubi, ma solo una domanda, una domanda stupida. <ride> ma cioè, avete mai pensato di, di Cioè, mentre scrivete il codice? Vi suggerisce, eh, vi suggerisce il codice? No, poi eh, premete, sarebbe, pre premete sta. Sarebbe troppa roba da dove prevede. No, vabbè, non premi. Mai. No, vabbè, il codice lo suggerisce già. Eh, premendo tab o barra spaziatrice non mi ricordo per accettare quel uh, se faremo un buon lavoro se, sì. <ride> se... allora <ride> perché ho sbagliato qui perché ho scritto grad invece che gradi vabbè adesso adesso correggiamo tutte le vedete che qua ci dice grad was not declared in T scope contro più spazio. Contro più spazio, vabbè, una delle, delle tante che non mi ricordavo, va bene, ok. Eh, in quel caso, in quel caso se, se, se tu premi il pulsante... Ti, ti... Perché l'hai ridato l'errore? No, non no, lo... ancora non ha iniziato nemmeno a compilare. Ah! Cioè, è, blo è bloccato, a me mi fa sta roba. Cioè, non lo so perché. Cioè, se blocca l'idea affinché non... Non funziona, non lampeggia manco più il cursore, sta proprio fermo. Morto. Non... Ottimo. <ride> I don't know. I don't know. Ristalla Lide, Ma ristallo proprio tutto io, ristallo pure il laboratorio. Tra poco. Vabbè, <ride> ah se cominciamo a fare quello che ti sei messo in gioco da fare, in testa da fare. Quella è una, quella è una roba grossa, però prima fammi fa fammi fare una cosa piccola. Cioè, giusto per capire se effettivamente possiamo fare quello che possiamo fare. Eh, perché? Invalid. Replace. Mi dice che... Perché però? Scusami. Ah, esatto, perché questo non ritorna un valore. Bella, bella per te. Allora, non ritorna un valore. Infatti devo fare sta roba qua. Frase 2. Quello non ritorna un valore, ragà. È, è come pure trim. È come pure trim. Ci stanno i spiriti. Dice. <ride> no, guardate, ragazzi, adesso è bloccato. Guarda, ho premuto, ho premuto il pulsante carica. Comunque questa, questa riga, questo caricamento qua è pure comodo però perché si vedono come corregge gli errori. <ride> è giusto. Cioè, possiamo fare cose fatte bene? No, cioè, devono no, essere... Logicamente fatte. no. Devono e essere fatte non... a cavolo perché è giusto che sia così. <ride> se no non saremmo noi. E certo. Ma chiudiamo, ragazzi, però eh? andiamo nel dopo live e mi maltrattate come volete giusto io nel frattempo faccio filo connesso connesso Speria speriamo che adesso carica perché un altro errore non lo concepisco ah ma allora eh, sempre, la so, sempre la solita solfa, raga Questa funzione qua non ritorna un valore, ma devo metterla punto qua punto e virgola. Punto e virgola. virgola, bravo Valerio. Ah, vedi? Vabbè, lo store fa... punto e virgola. Lo sto fa pure un po' apposta. Adesso Sì, sì. che ne sapete voi. Se, se. <ride> Dai, dai, sbrigate che, che stiamo a 40, non è possibile. Vabbè, sì, vabbè, stiamo ancora nei, nei limiti del de trattabile. Beh, abbiamo fatto un'ora e 40 di video. Sì, poi mh, starà a me a mettermi lì a separare ogni esempio, ogni cosa. Hai voluto la bicicletta? Eh, a me piace pedalare. Cioè, continuo a, dire, a dare sempre la stessa risposta. Oppure ecco. il replace manca di... Eh... Ah, esatto, bravo, 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 ADM Guitar, molti ti faranno altro errore. Vi state divertendo, ragazzi? Sì, ma suoi. allora, ma, allora ma una cosa che io non capisco. Perché sta? Eh, scrive il codice, tu è facile che ti, ti, mentre sta a fare il caricamento vai a correggere perché ti sei scordato una cosa lui nel frattempo però già se l'ha preso. No, 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 ha già, no, già compilato, ha già compilato, voglia voi. E infatti, uh, serial print sulla riga 56. Sulla riga 56 c'è cioè, il float. Eh, perché comunque, sia come diceva, come diceva il nostro caro ADM, Guitar, ci mancava il punto e virgola. Quindi lui mi faceva un errore un errore prima vediamo un attimo riproviamo un attimo a fare questa roba qua che poi in questo caso non mi ha detto che mancava il punto e virgola cioè vabbè è una roba è una roba assurda mm. uh, ubi lo so che io dovrei fare la compilazione prima e poi caricare però no in questo caso se, se siamo fortunati che adesso passa tutti gli errori uh, carica direttamente le... No, tu dici verifica prima da far compila sì esatto, esatto mai usato <ride> eh, 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 che dici Le, il verifica per primavera mai usato <ride> no proprio quando eh, vabbè io per come scrivo il codice se voi vedete il codice che scrivo io ragazzi è uguale ma... appena finisce la verifica esatto vabbè ci metto lo stesso tempo no ci metterebbe pure il doppio perché se prima verifico e dopo carico ah beh invece da due. sì vabbè fondamentalmente ma raga ma vi state a divertire ma vi state a divertire ma dove trovate un corso così Ma che poi non è un corso è farvi vedere quello che si può fare con Arduino eeeh mo fa errore di porta seriale sicuramente bang è giusto Vai, dimmi che non, non trovi la seriale. Sì, ti immagini. E e infatti, te, pare. te pare Che ci ha afferrato. No, è durante il caricamento dello sketch. Ma cosa, però? Ma no, non lo so, ma non lo so, ma non lo so. Cioè, non, non, non esiste, però. Riselezioniamo -ri la porta. Che penso che non era selezionata. Cioè, io voglio capire stava selezionata Annaggia, mancano le cassette di birra dice zio bit no dopo finisce cioè, dopo facciamo tutto tranne quello che dobbiamo fare beh cominciamo ad applicare le stringhe alle birre Stringa Ubi comunque birra. Ubi, ti devo dire adesso non mi sta facendo errore CSTL ah. non lo so perché non lo so Però perché per gli ignoranti? No, questo qui, questo che non mi compilava. Ah. E non mi sta facendo errore nemmeno get bytes. Cioè, roba solo... stranissima. Tu l'hai scritto bene la volta quando l'hai provato. Sì, sì sì è uguale, è identico. Avevo messo i valori diversi. Però comunque sia la, 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 la solfa era sempre la stessa. Ah, allora, a manito al seriale, vediamo un po'. Uh, eh. Ma aspetta fermati fermati che c'è sta roba strana eh, state calmi cioè, dove, dove lo metto mo sto catafalco qua è il motto dicevo, eh, dicevo voilà. Ale. vabbè è sparito tutto ciao ragazzi Vedi. è finita la puntata allora eh, ho scritto iniz... io Iniziamo dalla fine, iniziamo dalla fine. <ride> Mi piace iniziare dalla fine, no? Allora, ok, iniziamo da questo qui. La mia previsione era giusta comunque, vale. mm. Datemi 10 punti, 10 punti almeno. 10 punti da Grifondoro. Ubi dice perché te l'ho scritto io, grazie. Sì, effettivamente potrebbe essere il problema, <ride> è quello. Allora, il primo, la mia, la mia quindi... Uh, la, mia la mia supposizione la mia previsione era giusta ottimo mm -hmm. e non ho sbagliato qui allora facciamo questa roba qua vediamo un attimo la seconda vediamo un attimino le stringhe sono uguali che in realtà sta stampando roba che non dovrebbe stampare ah no 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 scusami allora uh, stringhe all'inizio di allora uh, la stringhe all stringa all'inizio stringa 1 ed è vero, eccola qua. Mm. Quindi noi abbiamo, eh, abbiamo parola e parola 1. In questo caso c'ha ragione perché Valerio, eh, Valerio è all'inizio di Valerio Derampellis. De Guarda che <ride> cognome che ti ho dato. Cioè, eh, che roba. Eh, Derampellis è proprio studiato come, come cosa. Eh, andiamo avanti. Andiamo avanti, eh, la temperatura è di 30 gradi. Eccola lì, la temperatura è di 30 gradi, che è questa roba qua del CONCAT. Mm. Eccola, Ho fatto tutta la parte di concatenamento, poi l'ho stampata. La temperatura è di 30 gradi. Anche in questo caso, la previsione era giusta. <ride> poi vediamo un attimo: abbiamo amica e gatto. Prima parola e seconda parola. Mm. Le due stringhe sono diverse, esatto, perché... Uh, aspetta, dove... dove uh, ah, no, no, scusami. Prima ci sta l'altra, che non ha stampato niente, perché non ha stampato niente? Ah, perché non finisce, esatto. Quindi, quindi sì, non ha stampato... amica e gatto? Esatto, non, 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 non finisce con, con quella con, con, con gatto, praticamente amica non finisce con gatto, quindi praticamente... Non mi ha stampato niente e ci sta poi e lo e lo. Allora nel primo caso le due stringhe sono diverse. E ci siamo, eccole qui mm -hmm. ah, perché quals fa... e l'Ignor Case, uh... si, sì, e lui fa le signor Case, e Equals signor Case, invece che detto uh, velocemente sembra Equals signor Case va bene si sì, che ci sono andato a cena ieri. <ride> regarso, signor Case che praticamente eh, fa uh, le due stringhe sono, di... sono uguali, esatto ed è giusto. Abbiamo, abbiamo fatto la, 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 la frittata. Poi anche abbiamo azzeccato anche questo. Allora, poi che, che, fa... che facciamo? Facciamo l'index of Eccolo qua, index ob. Vedi che eh, comunque sia pure se parte dalla fine. Mi legge sempre 9? Mm. Ok. L'unica cosa che ho sbagliato io ho detto 8. Invece i ragazzi in chat dicevano 9 ed è giusto. Ok, ragazzi, un punto per voi. <ride> stiamo rivedendo. Stiamo... Io pure ho contato 9, uffi. È eh, un punto pure per te. Marco ah, ah, cane. Ma eh. tu perché resti chiappato 10 punti prima? E eh, perché, perché io so, so forte così? Vabbè. Allora, poi, eh, poi questa qua che fa? Praticamente è leg, no, che ci permette di contare i caratteri all'interno della, della stringa. In questo caso la stringa è ubi fai biscotti e ha 17 caratteri, ubi fai biscotti. Mm. Ok. Poi remove, il remove, il remove ha funzionato perché a tutti gli effetti abbiamo tolto fai. Eccolo, come abbiamo detto Biscotti ok? Quindi stampa 4 per 5 caratteri praticamente si, sì, eh, 4 eh, per 5 caratteri esatto. Eh, poi abbiamo fatto praticamente il replace eh, di biscotti e friarelli, eh, effettivamente, ubi friarelli. Ci è andato. Abbiamo un nome, eh, nome. Abbiamo praticamente restituito a questo punto la. Era eh, Charci. Ok? Quindi praticamente UbiDeFeo Feo alla fine non cambia niente a livello visivo, cambia a livello di programmazione. Eh, e qui abbiamo eh, sostanzialmente eh, ci, ci, ci tira fuori eh, i byte di parziale, che parziale, parziale era però. Ubi, questa roba... Ah, ok, ok, questa è un, una Ready Byte. È una Ready Byte, sì. Mm, Cinque. E però ci esce 85. Uh, Ubi, spiega questa cosa, perché non l'ho ben capita. Siccome a me mi faceva errore, non ho potuto sperimentare. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta... A meno che non conta da... tranne gli spazi, però fa 8, 5, Buh. Bo, scrive 85. Vabbè, comunque. Nel frattempo sono byte numeri. Ah, ok. Ok. Quindi io stampo io il primo. Ah, ok. Quindi praticamente come proprio come cioè la U quella. Allora, a quel punto. Ah, ok. Dovrebbe. dovrebbe eh, verrebbe la U. Ah, ok, ok. Quindi praticamente sta stampando eh, il, il, il valore della, del carattere che è mm. sostanzialmente quello asci, no? Quello che abbiamo ah. visto. Ok, quindi lui stampa la, la, la parziale, praticamente parziale, eh, perché non ha preso tutti, ha preso solo 5 0 eh, che è U. Ok, che è U? U, U, U grande vai a controllare. O grande uh, che equivale ma è 85 non sbagliamo insomma questo è sicuro allora um, lettero, 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 85 sì esatto esatto ok perfetto Ubi, scusami ma non avevo ben capito il nesso scusami adesso l'ho capito e adesso che funziona uh, mi è pure utile per fare della roba poi ti dico in privato. Ehm, allora, poi eh, abbiamo la parola 10 che è amica, ok? Noi qua uh -huh. abbiamo amico perché praticamente usiamo set charrat con 4 e sostituiamo eh, la posizione 4 che è la a con E quindi l'abbiamo uh -huh. sostituito, gli abbiamo cambiato il sesso. <ride> uh -huh. che, cioè, il discorso che è molto comoda sta roba perché potrebbe essere... Uh, cioè po potrebbe essere utile magari per fare de de dei cambi, soprattutto quando devi fare dei messaggi. Queste cose così. Ecco appunto potrebbe essere interessante. Magari hai un'applicazione che ti saluta. Uh, ti saluta una persona che sia di genere femminile o, o genere maschile. E ti, dà, ti dà praticamente mm. la possibilità Benvenuto di come... e benvenuta. Eh sì, ti cambia in base alla possibilità. Hai cambiato il genere e non il sesso. Sì, il genere, scusami. 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 Stiamoci attenti a quello che diciamo perché sennò ci maltrattano pure. Eh, poi, eh, poi abbiamo praticamente eh, questa, questa roba qua che eh, sostanzialmente ci, ci controlla se inizia, se amico inizia con AM. E appunto ovviamente è vera sta condizione e c'è la stampa eccola qua mm -hmm. eccola qui poi 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 eh, che facciamo pure qua perché eh, sub substring 1 ah, andiamo a togliere praticamente la andiamo prima... a togliere la a da da amico quindi stampa Mico. poi Mico, abbiamo amico 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 <ride> abbiamo mh, sostanzialmente perché mi ha tagliato valerio qua da dove stampa sto valerio lo stampa qua valerio solo che secondo Beh. me manca manca qualcosa la lunghezza deve essere più uno non, eh, questa sta cosa me l'ho dimenticata da un carattere in meno questa cosa no, non l'ho capita però beh dovrebbe essere più uno e ti darebbe anche Valerio poi la O finale vabbè comunque io al lavoro ho dovuto utilizzare più uno tipo una roba del genere quindi eh, perché lo, lo, lo utilizzo da una parte string per fare della roba con gli array eh, con json eh, vabbè comunque in ogni caso andando avanti eh, praticamente ha trasformato una stringa in char array semplice mm. senza, senza troppi casini poi abbiamo numero, numero 10 qua. vedi che c'è lo spazio noi lo, st mm -hmm. lo stampiamo per la prima volta lo stampiamo come, come stringa probabilmente c'è un, un ah un, come stavamo a fare si esatto esatto in realtà c'è lo stringa sì, esatto, c'è cioè lo sterminatore zero. <ride> eh, Vedi, lo sterminatore. non ricordato. Esatto, esatto, c'è cioè, lo sterminatore del char array, esatto. Eh, quindi, ehm, facciamo eh, numero, numero 10, lo stampiamo come stringa, la prima volta. Mm -hmm. Poi facciamo un trim, quindi eliminiamo tutti gli spazi non eh, necessari. Eh, lo stampiamo dopo, però comunque sia come se l'avessimo messo qua. Perché da, da, quel, da quel momento in poi non viene cambiato. Ok. Quindi sì, lo tagliamo, praticamente già è convertito quando lo stampi 10-11. Esatto, lo tagliamo quindi è 20, stampa sempre 20, però comunque sia senza spazi. E poi quello che stampa dopo all'ultima, praticamente stampa un numero vero e proprio, che è un valore vero e proprio, mm. raga Uh, abbiamo fatto un escursus di quasi due ore di, di string. E una bella botta. Una bella botta dove ci sta tutto quello che fa string. La prossima settimana, mercoledì, facciamo, penso se non cambio idea, facciamo tutta la parte legata al fatto dei costruttori dei costruttori a livello int queste robe qua per trasformare dei valori da, da stringa a int in quel caso usiamo solo char però bene quindi poi vedremo pure quella roba là e poi andiamo sulle funzioni matematiche poi, uh, e poi e tutto, poi tutto il resto insomma uh, adm guider dice ci siamo levati pure string esatto tra l'altro non so chi è stato il pazzo a mettersi lì a spiegare ogni metodo passo per passo, non lo so non credo che ci siano corsi o video su internet su youtube che facciano sta roba e, mm. e Ubi ovviamente si sta rigirando per terra ormai c'ha gli spasmi <ride> eh, allora <addirittura. ride> scusate ma sono fuori Tempo massimo, ci vediamo mercoledì. Buona ciao ciao, Concetto, grazie, grazie per essere qui. E... Per essere stato qui più che altro, e, e niente, quindi eh, salutiamo. Eh, rimetto un attimo il link per chi vuole stare un altro po' con noi su, su Meet. E poi, ovviamente, stacchiamo perché non, non è che staremo per tutto questo tempo ancora. Eh, in chat. Uh, no, no no Alex no, no allora, are... grande prova ragazzi abbiamo fatto la maratona string uh, allora scusate io non ho capito quando si usa string allora string si usa quando, quando lo usi uh, <ride> è bella tu. esattamente uh, grande ragazzi uh, che diceva grande prova si, ragazzi abbiamo prima. fatto Ah ok scusami va bene eh, raga eh, ci vediamo su Meet chiudiamo qui eh, vi salutiamo ciao ragazzi ci vediamo mercoledì alle 21.30 sempre con Imbariamo Arduino Live però ci dovrebbe stare una live di mezzo dove annunciamo delle robe poi mm. vediamo poi vediamo eh, ci sentiamo un attimo in privato con Valerio e vediamo se è fattibile perché ci entrate di mezzo Valerio? E perché Valerio è uno a me, di quelli a, a che comprava terminare? A me quando mi dice così mi preoccupa, ok? Vabbè, e fai come te pare, ragazzi. Eh. Ciao, e ci vediamo su Meet per chi vuole entrare su Me. Il link è in chat, eh? l'ho ho reinserito adesso. Ciao ciao, ragazzi, ciao ragazzuoli.